Zio, la conosci? Ma chi? Antonella di Riccione, Antonella di Riccione, Antonella di Riccione, Antonella di Riccione, Antantella di Riccione, Antantella di Riccione, Antantella di Riccione. Ciao a tutti. Eccovi una breve panoramica del nuovo navigatore Copilot Live per HTC. L'ho appena installato, quindi vi farò vedere la sua installazione e la configurazione. Linguaggio, scegliamo italiano. La voce per adesso ne abbiamo una, Anna, continua. Adesso lui mi chiede il numero d'ordine. Saltiamo. Metrico. Accetta. Andiamo avanti. Accetta. Benvenuti in Copilot Live. Questo è il menu, diciamo, rapido, dove ci permette di scegliere le opzioni, diciamo, più veloci. Abbiamo la destinazione per tornare a casa, le impostazioni e il modo di navigazione. Così lo chiudiamo e vediamo la mappa. Per accedere al menu premiamo o menu oppure il tasto menu, chiaramente. Abbiamo destinazione, ovvero vi faccio vedere, dove possiamo inserire indirizzo, navigare attraverso un punto di interesse, prendere un punto dalla mappa, selezionare un incrocio, inserire le coordinate e la funzione PhotoNav. Aspettiamo che carica. Che praticamente ci porta nel luogo dove abbiamo scattato la foto attraverso il tag della foto associata al GPS. Molto molto comoda, molto interessante, diciamo. Ritorniamo nel menu. Abbiamo fermata veloce, ovvero se dobbiamo fare delle soste durante il tragitto, deviazione in caso di traffico o di ingorgo, i servizi live, che praticamente sono il meteo, l'assistenza stradale e il traffico, dove è disponibile, non sempre è disponibile il traffico. Nella seconda pagina la pianifica di un percorso, le viste di viaggio, praticamente scegliamo tutte le opzioni della nostra visualizzazione quando lo usiamo come navigatore, le impostazioni chiaramente, e cancella il percorso e la possibilità di salvare la nostra posizione. Vi faccio vedere adesso una rapida dimostrazione. Come vedete non è proprio velocissimo, però c'è da dire che ho installato una ROM non proprio stabile, quella dell'HTC Hero, quindi è normale, diciamo, questa lentezza. Appena avanti, continuare a destra. Come potete sentire, la voce è molto forte e anche chiara. Se ruotiamo, ruota anche lui e lo troviamo in posizione landscape. Una cosa molto interessante, tra 2 chilometri, continuare a destra, è che ci farà vedere, quando arriviamo agli svincoli autostradali, un'immagine con la strada da prendere, e questa è veramente molto comoda. Tra 1 chilometro, continuare a destra. Adesso ve la farà vedere per pochi secondi, perché la demo è tra 500 tre volte metri, più veloce. Continuare a destra. Comunque in situazioni normali, appena avanti, continuare a destra. La fluidità è abbastanza sufficiente, diciamo. Fermiamo la demo. Così ritorniamo alla nostra schermata. Qui possiamo scegliere se visualizzare queste informazioni oppure nasconderle, in modo da avere più schermo, zoom più e zoom meno, impostazioni rapide,
visualizzazione 2D o 3D. Adesso vediamo nella modalità 2D, se no rimettiamo in 3D. E anche qua tutti gli accessi rapidi, ovvero il volume, modalità di viaggio, la bussola che viene visualizzata qua sulla destra, vedete. Il paesaggio e ruotare la mappa che, vabbè, ruota automaticamente. Il prezzo di questo navigatore è di circa 29 euro, 30 euro a seconda del cambio. Viene venduto, diciamo, in sterline con la sola mappa italiana. La mappa italiana occupa 200 MB e viene salvata nella memory card. La cosa buona è che la mappa rimane nella memory card e una volta che voi l'avete acquistato, potete fare un hard reset, cancellare, fare qualsiasi cosa, che basta che lo riscaricate dal market, lui chiederà i vostri dati che avete registrato preventivamente per il login e ritroverà la mappa e la riconoscerà subito. Quindi, se siete degli smanettoni che cambiate sempre ROM come me, diciamo, vi tornerà molto bene. Ricordo che lo potete provare per 24 ore scaricandolo dal market di Android e una volta scaricato potete scegliere se tenerlo oppure farvi rimborsare. Io ho scelto di tenerlo perché secondo me è un ottimo navigatore e anche un prezzo è molto molto, diciamo, onesto. Con questo vi saluto, esco da Copilot e vi do appuntamento su tecnofon.it. Ciao da Diego.